Attesa del fotografico. Eccoci, siamo in diretta. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera ad Alessio e Marianna, ma soprattutto buonasera anche a Claudio Halosi, che è l'ospite di stasera, e grazie per la disponibilità. Grazie a voi Grazie, dell'invito. Allora, stasera parliamo di fotonaturalistica con Claudio. Prima di lasciare la parola a te e presentarti per chi non ti conosce, faccio leggere la biografia a Marianna che ti fa una presentazione. Claudio Calosi nasce a San Gimignano e vive tra Siena e Follonica. Si considera un apolide toscano. È un fotografo freelance. Si occupa di fotografia di natura e paesaggio e wildlife. Ha pubblicato fotografie di animali in numerose riviste internazionali ed è esposto in mostra in tutti i continenti. Ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti. Dal 2006 al 2008 ha collaborato con il Ministero dell'Informazione cinese, realizzando diversi reportage. Dal 2012 al 2015 è stato docente di fotografia all'Università di Shandong in Cina. È giudice internazionale di concorsi. Nel 2010 è stata a Dublino in qualità di giudice unico dell'Irish National Nature Competition. Attualmente è vicepresidente della GPU, Global Photographic Union, di cui è stato fondatore e consigliere. Claudio, hai realizzato dei reportage in solitaria in Alaska e Canada, ma quanti premi e riconoscimenti hai ottenuto? Ma ce li vuoi raccontare? Beh, un centinaio di premi internazionali, specialmente con fotografie di animali, che sono poi quelle che mi hanno aperto un po' la strada alla collaborazione con il Ministero cinese dell'informazione, mi hanno fatto un po' conoscere. Ecco, poi tra questi premi, quello a cui sono più attaccato, a parte due coppe del mondo FIAP, ma il BBC Wildlife Photographer of the Year del 2003, che è praticamente l'Oscar della fotografia naturalistica mondiale. E lì mi ha messo un po' in crisi perché dovevo decidere se passare al professionismo o rimanere nel lavoro che facevo. E alla fine poi ho optato per rimanere nel mondo dell'università, lavorare all'università piuttosto che fare il fotografo di professione, perché non era già un momento, non era più un momento buono per fare proprio solamente questa attività. E infatti poi internet ha bruciato un sacco di fotografi naturalisti, perché il lavoro ce n'è poco, le fotografie si trovano a basso prezzo su internet. E le famose spedizioni commissionate alle riviste internazionali sono venute a mancare. Quindi, niente, è rimasta una passione fatta a livello intensivo, però sempre solo una passione. Quando è iniziata questa passione? Ma ce l'ho sempre avuta, però sono, diciamo, 35 anni fa che ho cominciato un pochino presentare le fotografie a concorsi, e sono entrato un po' nel mondo dei fotoamatori, quindi concorsi nazionali, poi internazionali, poi sono arrivati i premi e poi, ecco, conoscendo persone, ho assunto degli incarichi sia in Federazione Italiana, poi via via, anche
anche all'estero e niente, quindi diciamo sono quasi 30, più di 35 anni che faccio questa attività. E tra le tante cose, prima parlavamo offline, che sei il cofondatore della GPU. Sì, questa era perché poi con degli amici di varie nazioni ci frequentavamo, facevamo dei viaggi insieme e facevamo parte di un'associazione internazionale, Images Sans Frontières, con la quale però avevamo avuto degli attriti e quindi un gruppetto di persone, una decina di persone, uscimmo da questa associazione. E fondammo un club di amici, erano francesi, olandesi, belgi, un paio di italiani e abbiamo fondato questo gruppo di amici. Doveva essere proprio un gruppetto di fotografi internazionali per presentare delle mostre a certi enti del turismo internazionale oppure dei governi che erano favorevoli alla fotografia e poi invece ci è scappata di mano perché hanno cominciato a chiedere di iscriversi da tutte le parti del mondo. E fatto sta che questa prima si chiamava, quando l'abbiamo fondata, si chiamava United Photographers International, UPI, e è diventata la terza federazione al mondo di fotografie amatoriali. Adesso è rappresentata in più di 70 paesi al mondo, ci sono iscritti appunto da tutti i paesi e è diventata una cosa un po' grande, quindi dobbiamo gestirla anche con criterio. Facciamo molte attività, per chi è interessato, può vedere il sito gpufoto.com sul quale potrà trovare le pubblicazioni che facciamo dei libri. Per i soci, un libro ogni 2 anni con una pagina intera con le fotografie dei soci, gratuite, senza pubblicità, quindi dei bei libri da collezione. Poi facciamo una rivista quadrimestrale e seminari che è possibile vedere anche online. Quindi ecco, attività per i fotografi, da fotografi per i fotografi. E di questa associazione fanno parte, ecco, dei nomi anche molto famosi a livello internazionale. Quindi è una cosa, diciamo, molto professionale, al di là dell'attività che uno può fare a meno per lavoro all'interno di questa. Sì, io nel mentre ho linkato i tuoi riferimenti, sia la pagina Instagram che il sito, così poi per chi vuole andare a approfondirlo e per chi non ti conosce lo può andare a vedere tranquillamente. Sicuramente. Allora, passiamo alle foto. Le foto io stasera vi mostro una carrellata, diciamo breve, perché poi se no ve ne annoia, di lavori fatti, sono un po' di immagini di natura, diciamo quelle più un pochino più emblematiche. Considerate prima, fino a qualche anno fa facevo serate solamente di fotografie di animali, quindi stasera no, saranno una trentina di foto, tanto per far vedere cosa sono. E poi un po' di scena fatta durante questi anni di reportage, di collaborazione con il Ministero dell'Informazione e anche con delle foto ricordo simpatiche, vi racconto qualche aneddoto e poi delle cose fatte più recentemente. Fino ad arrivare alla parte finale sono un po' di fotografie fatte nell'ambito di un progetto che porto avanti da molti anni. Sono fotografie fatte da casa, proprio dal terrazzo di casa di Follonica, dove passo la metà del mio tempo, l'altra metà la passo in casa a Siena. Tra Siena e Follonica fotografo molto anche da casa e specialmente da Follonica è possibile vedere un mondo tanto per incuriosirvi, un mondo a 360 gradi. Si spazia dalla natura, alle persone, ai paesaggi, ai fenomeni atmosferici. Quindi
È una cosa che appunto per passione però porto avanti da molti anni e è abbastanza simpatica come cosa. Quindi se vuoi parto dalle... Sì. Non so se... La fotografia a chilometro zero, diciamo. La fotografia a centimetro zero, a centimetro zero. Perché allora, mentre... naturalmente per chi vuole fare delle domande può scrivere le note, così poi dopo le rivolgiamo direttamente a Claudio. Vai pure. Quindi si parte da lontano per arrivare da vicino, quindi... Ecco, questo è proprio un campione di fotografia di animali selvaggi, la lince europea, grizzly dell'Alaska. Ditemi voi se vado troppo veloce, troppo. In Alaska, in una spedizione, io viaggiavo sempre in solitario, viaggiavo perché ora viaggio un po' meno. Comunque sempre in solitario, da solo, senza guide, quindi ecco, c'è il vantaggio di fare dei progetti in solitario, lo svantaggio di non avere un supporto logistico, e comunque anche in casi di avventure un pochino imprevisti, l'essere soli si risolvono in maniera più difficoltosa. Queste sono sulle Bassane in Canada, le pulcinelle di mare fatte su un isolotto, su uno scoglio al largo del Maine negli Stati Uniti. Quindi questi viaggi erano sempre in posti abbastanza, sono e erano in posti sempre abbastanza remoti. E poi la parte africana, ecco, la parte africana dove che mi ha dato anche le soddisfazioni maggiori. E le avventure più simpatiche, diciamo, ecco, la parte più avventurosa, che da soli, insomma, appunto, non è sempre come facile. Crei una pianificazione anche con dei local che poi ti portano nei posti, o proprio pianificazione con persone locali, ma che ti danno delle informazioni, dei consigli e delle dritte, ma non che ti accompagnano. Lo potrei fare ora, perché ora conosco praticamente, non c'è un posto al mondo dove non conosco guide, fotografi, però quando ho cominciato conoscevo dei contatti che poi mi consigliavano degli itinerari e io li facevo in solitario. E fra l'altro anche con certi animali ho avuto anche degli incontri molto ravvicinati e delle avventure un po' che mi hanno lasciato un po' il segno, tipo elefanti, mi hanno lasciato un po' di paura addosso, perché ho tuttora, quindi ci sono degli animali che rispetto molto di più, perché appunto per le avventure passate. E a livello di studio degli animali invece sei anche lì diciamo un approfondimento prima di partire, per sapere anche magari a volte ho fatto dei viaggi proprio mirati proprio a un animale solo, però poi ecco, l'Africa, a differenza degli orsi per esempio, dei grizzly, dove andavo a fotografare solo quelli, oppure aquile calve americane, in Africa poi, anche se uno va per fare un animale solo, dopo gioco forza si ritrova a dover fotografare, insomma, che piacevolmente tutte le specie animali, e questo dà modo di scoprire anche delle caratteristiche animali impensabili, tipo chi mai ha avuto simpatia per le iene, ecco, conoscendole da vicino, vedendole, conoscendo le abitudini, studiandole, trovandosi fronte a fronte, faccia a faccia. Io ho imparato a amare anche le iene, mentre l'elefante ho sempre avuto, anche fin da piccino, una simpatia. C'ho sempre la simpatia, ma c'ho il terrore di avere gli elefanti vicini, perché sono stato attaccato due volte dagli elefanti
E una volta, insomma, devo dire, mi è andata bene perché mi hanno lasciato all'ultimo momento, però mi sono passato dei minuti abbastanza terribili, ecco. Sicché per gli animali, ecco, ci vuole rispetto, conoscenza, però poi dopo l'esperienza diretta è quella che ci fa. Che ci fa, ci forma il carattere sia di persone viaggiatori che di fotografi. Questo scatto, se vedete, non so se si vede il mouse che muovo. Sì. Ecco, in questo punto dove muovo il mouse, potete vedere proprio gli artigli dei leoni. Questi sono zampate di leone che hanno aggredito questa zebra e l'hanno sbranata in questa. Sul lato della pancia, e la cosa, ecco, diciamo, la poesia e la natura. C'era, io assistette a questa processione, queste due oche egiziane che precedevano questa zebra lenta lenta e già con la ferita un po' marcinolenta, che andava a bere, a dissetarsi, e queste due oche l'hanno sempre scortata alla pozza. E poi a bere e poi quando andò via. Quindi ci sono queste quasi queste scene poetiche, un po' di cameratismo, di aiuto, insomma, anche tra specie diverse. Quella zebra probabilmente la notte non la superava, perché un po' per la ferita molto indebolita e anche per predatori poi notturni avrebbe incontrato. La iena che arriva sulle prede alla fine perché è l'unico animale che riesce a sgranare addirittura le ossa, questa è una giraffa, riesce addirittura a mordere, a rompere le ossa anche degli elefanti, per dire la potenza delle mandibole che hanno questi animali e gli avvoltoi poi. Questa è un'aquila marziale, è l'aquila più grande che c'è in Africa. Riesce a tirare su anche delle piccole gazzelle. E questa animale qui, avevo un camper 4x4 e vidi questa animale aveva preso questa tortora. E salì sul boccaforte del camper. Sdraiato con dei cuscini e mi mise a fare delle foto abbastanza vicine a quest'aquila, e chiusi il boccaporto. Poi me ne pentii perché attivai un flash che avevo potenziato con delle lenti di Fresnel per arrivare più lontano, e senza capire che questa potenza di questa luce infastidiva molto quest'aquila. E quindi a un certo punto anche questa mi si avventò e poi e lì non sapevo che fare perché sul tetto del campo non mi potevo muovere, cioè mi potevo buttare di sotto ma non potevo rientrare in sicurezza, quindi rischiai un attacco di quest'aquila che invece poi alla fine prese questa tortora e volò via. Che ci sono anche episodi abbastanza. E questa è una sequenza di fotografie con alcune delle quali ho vinto Coppe del Mondo FIAP e anche quel concorso di BBC Wildlife Photographer of the Year che vi dicevo prima, che è il concorso di fotonatura più importante al mondo. Questo è un ghepardo che in caccia. Che attacca un impala maschio, però il ghepardo era forse non era solo non abbastanza all'altezza della potenza di questo impala, che era molto, molto robusto. E ha provato in tutti i modi a abbatterlo, perché il ghepardo non ha denti come il leopardo, nemmeno unghie come il leopardo, gli artigli, non riesce a sbranare
ma deve soffocare la preda cercando di soffocarlo dalla gola. Però è più veloce, mi sembra, degli altri. O mi sbaglio io? Una resistenza molto limitata, quindi l'animale più veloce, ma la sua autonomia è molto limitata, a pochi minuti. E quindi se fallisce deve aspettare molto e se non c'ha il mutualismo dei compagni rischia veramente se riesce a, se fallisce rischia anche di morire perché se riesce, dopo qualche giorno non riesce a buttare giù niente rischia improprio proprio. E questa sequenza era una sequenza consiste in una quarantina di fotografie, però come vedete è fatta a 360 gradi. La lotta avviene a pochi metri da me e quindi anche la fortuna di avere questo palcoscenico naturale davanti a distanza ravvicinata mi portò a questi premi, alla pubblicazione su tutte le riviste del mondo perché era una predazione, mi dissero. Erano concordi nel dire che era fatta a 360 gradi, proprio sembrava fatta da un drone. Ma in quegli anni i droni non c'erano, non c'era nemmeno il digitale, perché queste sono diapositive e quindi bisognava scattare centellinando gli scatti, perché la pellicola finiva in un attimo. Quei motori scattavano delle reflex come ora, ecco, 10-12 fotogrammi al secondo, quindi finire un rullino era un attimo. E poi Questa sperare, sperare sì, anche di beccarlo anche. e di non finire, cioè, c'è tanto, poi si può cambiare il rullino, ma insomma, magari si perde l'attimo. Questa foto in particolare è quella del Premio di Londra. E messa anche in copertina, retropertina del libro che pubblicano. Diciamo fu scelta questa per il volto, il muso del ghepardo che è incorniciato dalle corna dell'impala, insomma, c'è una composizione, privilegiare una composizione che mi trova d'accordo perché fra l'altro è quella che preferisco anch'io, ecco. E questo è un frontale proprio con il ghepardo, insomma, che sembra quasi cercare l'approvazione del fotografo. Sì. E te a che distanza eri dalla scena? Ma io quando ho visto questo ghepardo che era in terra e si riposava, gli feci due scatti, ma così svogliatamente feci. Anche perché lì per lì, quella volta lì ero andato per il leopardo e io non riuscivo a trovarlo. Ero stato anche in una riserva privata per vedere di fare un servizio sul leopardo, ma sì, feci un po' di scatti, ma non era nulla di che. Quando vidi questo, quella mattina lì per lì l'ho scambiato un leopardo, era in terra, dissi, oh, finalmente, guarda, finalmente l'ho trovato. E invece no, era un ghepardo, sicché insomma gli feci due scatti, lì, dei ritratti in terra. Poi partì e mi sparì dietro dei cespugli, quindi non pensavo quasi di non rivederlo. Invece mi ritornò inseguendo questo impala e cominciarono a lottare lì. Una cosa sembrava una presentazione del dio degli animali che facevano la rappresentazione al fotografo. Cioè era una cosa, è rimasta una cosa unica proprio. Sì, le foto appunto, diciamo, quelle più belle, più gratificanti che abbiamo fatto. Ecco, questa sequenza. E vi dico che con dei salti che questo ghepardo volava anche perché l'impala lo scaraventava per aria perché il ghepardo cercava di non mollare la preda del collo. E dopo diversi minuti questa sequenza finì con l'impala che venne a sbattere nel fuoristrada mio e scappò sbattendo nella portiera. Io ero al finestrino, quindi mi sbatté addosso e l'impala partì
e rimasi a 10 centimetri dal muso del ghepardo e mi guardava. E io guardavo lui e lui guardava me. E fu un attimo indescrivibile. Io c'ho le setole dell'impala che erano rimaste nella cerniera della portiera e le misi in una bustina quando poi il ghepardo andò via e le misi in una bustina tipo reliquia e poi erano delle sensazioni indescrivibili. Sapevo che c'avevo in mano delle cose preziose e poi appunto sono delle emozioni che non si riesce, per chi è appassionato di questa cosa, penso siano uniche, irripetibili. Io il ghepardo potevo accarezzare a quel punto perché ce l'avevo veramente viso a viso a 10 centimetri di distanza. E infatti poi insomma quel materiale ha girato per diversi anni, è stato pubblicato su tutte le riviste del mondo, mi hanno chiesto il servizio riviste europee, americane, quindi ecco, da lì poi, ora vorrei tornare indietro, aprirvi un'altra cartella, sì, va bene così? Sì, perfetto. Ecco, da queste fotografie di animali, poi in generale, ecco, come reportagista di animali selvatici. Ma poi non sappiamo chi l'ha vinta dei due. No, appunto, l'impala scappò. E rimase il ghepardo. Ha vinto l'impala. Sì, rimase il ghepardo e il ghepardo non avrebbe, probabilmente aveva già provato prima che arrivassi io e poi avrebbe provato riposandosi ancora, ma appunto da solo bisognava scegliersi delle prede un po' svantaggiate, perché se le ha scelte grosse e robuste in quella maniera, penso che non ha avuto successo nemmeno in seguito. Quindi, perché di solito che guardi cacciano un gruppo sono dei gruppi di fratelli oppure la mamma o i cuccioli. Questo era un maschio, si vede stromesso dal gruppo oppure in cerca di amici o gruppi, quindi cacciava da solo, ma da solo appunto bisogna trovare degli animali un pochino non in piena salute, perché non avendoci la collaborazione di altri la caccia è un pochino svantaggiata. Appunto vi dicevo, dopo questi successi così fui chiamato al Ministero dell'Informazione cinese a partecipare a un progetto nello Xinjiang per rappresentare le bellezze di questa regione. È una regione ai confini a ovest della Cina, ai confini con le repubbliche sovietiche, col Pakistan. E niente, io partecipai al progetto, si chiamava Estate. Si chiamava Estate e ebbi la fortuna anche di essere invitato per l'autunno, quindi feci due stagioni di questo progetto sullo Xinjiang, e questo qui mi dette modo di conoscere fotografi importanti e personalità anche del governo cinese con quali feci amicizia, in particolare il vice ministro dell'informazione, col ministro, e ebbi diversi inviti anche negli anni successivi. Allora ve lo metto, ecco, ora ve le scorro un pochino così. Questi sono reportage di persone di quella regione che sono a maggioranza turcomanna, quindi caucasica, e con queste ci avevo fatto, fra le varie cose, perché appunto i reportage prevedevano attività agricole, attività produttive industriali, estrattive, scuole, di tutto di più. Fra le varie cose che ci ho fatto, avevo fatto una mostra alla Cina e non ti aspetti, perché erano tutti volti di persone che difficilmente si abbinano alla Repubblica Cinese, insomma.
per i caratteri somatici delle persone. E queste spedizioni erano pazzesche perché questa regione è una regione molto difficoltosa per la Cina perché cercano l'indipendenza e sono stati fatti numerosi attentati negli anni, anche con molti morti. Durante spedizioni avevamo il supporto dell'esercito e quindi scortati. Questi progetti prevedevano l'invito di fotografi occidentali, una ventina di fotografi occidentali e altrettanti cinesi, per far vedere questa regione e tutte queste attività con gli occhi degli fotografi occidentali e dei fotografi cinesi, per stabilire un po' un collegamento e vedere un po' le differenze. Era abbastanza interessante come progetto. In più però c'erano televisioni nazionali e locali che ci seguivano sempre e dovunque, e quindi disturbavano un po' perché loro volevano il soggetto di questi servizi televisivi e giornalistici erano i fotografi, e quindi era una guerra perché, ecco, per esempio, io ero interessato a queste cose e vedevo e c'avevo sempre qualcuno davanti che mi rompeva le scatole, mi impallava le fotografie, ero sempre a bisticciare con questi reporter o giornalisti cinesi. E comunque, ecco. Durante queste attività, appunto, c'erano persone che chiedevano autografi, inviti in televisione la sera, interviste di tutti i tipi, che erano gratificanti anche sotto l'aspetto, della vanità personale. Ecco, i fotografi occidentali. Eravamo delle star lì in quei posti e loro c'era l'aspetto che si poteva vedere delle cose che i turisti non vedono e altri invece che magari l'aspetto negativo era che quando non tutte le cose che vedevamo interessanti si potevano fotografare oppure ci potevano fermare per andare in dei posti. Questa in particolare era una città di 50.000 abitanti costruita in 2 anni, in soli 2 anni da zero avevano costruito una città di 50.000 abitanti per colonizzare appunto queste regioni con popolazione di etnia Han, che è quella maggioranza, la maggioranza cinese, per contrastare un po' queste popolazioni, queste minoranze etniche. Che erano sempre più turbolente. E quindi esportandoci la popolazione etnia Han, anche armata, serve tuttora per avere una specie di esercito a bisogno per intervenire in caso di sommosse da parte delle minoranze etniche, che sono musulmani poi, ecco. Il problema è lì, i musulmani sono vicini alle aree, quelle più turbolente dell'Afghanistan, del Pakistan, quindi quelle più estremiste dell'Islam. Ecco, sono anche queste fotografie alle quali sono molto, molto attaccato. Per le situazioni, per il rapporto che si creava poi anche con le persone che si trovano. Sono molto incisivi anche la foto precedente con la bambina vestita di rosso, sono molto incisivi gli sguardi, Sì, oltre agli lineamenti. questi gli sguardi di sinceri, però impauriti e sinceri comunque, ecco, è difficile, per esempio, da noi riuscire a fotografare dei ritratti con
con questa sincerità, spontaneità che si trova in altre aree del geografico del mondo. Questo è un matrimonio dove appunto le donne stanno separate dagli uomini, però ecco, delle cose abbastanza particolari che da turisti non difficile insomma vedere. Questa era una signora che vendemmiava, oppure appunto la raccolta del cotone che ho fatto come reportage dalla raccolta proprio dei campi al deposito del cotone nella filiera, nella fila, impianti di filatura, e quindi i camion che li portavano poi tutta la filatura. Ora chiaramente io ho un archivio di 30.000 fotografie di questi viaggi, di questi reportage, quindi mi limito molto, proprio per dare l'idea, pure nei college, degli studenteschi, delle scuole superiori, quelle elementari. Insomma, questa attività, questi reportage umani, ecco, fatti per conto del Ministero, sono stati molto istruttivi per me, gratificanti, e mi hanno aperto mi hanno fatto conoscere tanto della Cina, anche se conoscere la Cina non si conoscerà mai. Poi è un mondo molto difficile, le persone difficili da aprire, non si aprono mai, non si finisce mai di conoscerle. E poi magari ve lo si conosce un giorno, il giorno dopo non è così perché sono cambiate. La Cina è un paese molto, tanto ormai lo sapete tutti, è un universo a parte. Possiamo averci più o meno simpatia, ma dire di conoscerlo, non, sfido chiunque a dire che conosce la Cina o i cinesi, è impossibile, sono troppo diversi dalla nostra cultura, dal nostro modo di pensare, dal nostro modo di vivere. Questa era una segheria di pietre, vedete, insomma, le protezioni, la sicurezza sul lavoro non è per niente È a l'ultimo dei loro livello. problemi. Sì, diciamo di sì, ecco, questa era ritenuta dal lavoro, ma diciamo, ecco, quello che c'era, la mascherina chirurgica che loro hanno portato, portavano già allora, ecco. Poi questa ce l'hanno insegnata loro, perché anche viaggiando in metropolitana a Pechino, fino all'anno prima del Covid, c'erano tutti una mascherina per lo smog, oppure per evitare le influenze, malattie, ecco. Abbiamo capito perché poi. Sono i campi di petrolio, campi dove estraggono, uno dei posti dove estraggono il petrolio in questo deserto. Questa, per esempio, la particolarità di questo, non so, scatti posati, però ecco qui la fortuna di cogliere l'attimo di questi due, il casco rosso che mi guardano, gli altri due che guardano l'altra parte. Cioè, sono attimi che magari anche lì per lì non si realizzano, si vedono dopo quasi. Certe foto diventano, una volta fatte, diventano emblematiche e prendono vita a sé. È come se scappassero di mano dal fotografo, che il fotografo cerca di farle, ha l'idea in mente, cerca di fare una cosa che ha in mente, poi spesso succede, una volta fatta, tante non sono all'altezza di quello che ci si aspetta, e qualcuna invece va al di là e prende vita a sé, come se diventasse un'altra cosa dal fotografo. Questo signore, vi racconto un aneddoto, me lo descrissero. Siamo a Cuccia intanto. Cuccia è una contea, un piccolo stato, una contea dello Xinjiang, di questo stato enorme che è 6 volte l'Italia. E questo signore era, me lo chiamarono re,
le guide ci portarono appunto. Il pomeriggio dissero andavamo al Palazzo del Re, ma io pensavo fosse un museo. E invece poi mi presentarono questo signore e me lo presentarono come re di Cuccia. E insomma, per farvela breve, questo signore era il re della contea, come ce n'erano altri. E con la rivoluzione di Mao Zedong, furono giustiziati tutti questi signori, questi feudatari delle varie regioni della Cina. E l'unico lasciato in vita fu questo, e chiamato re col suo nome, non aveva discendenza, lui non aveva perché è morto nel 2014. Quindi non poteva trasmettere il suo titolo di re, però questo titolo gli era stato lasciato da Mao Zedong. E questo signore diventò il tramite tra i conquistatori cinesi e la popolazione d'etnia musulmana che viveva in queste regioni. E fu un po' da ambasciatore, ecco, fece parte anche del governo cinese per molti anni, del congresso, e poi è stato anche ambasciatore, è stato anche a Roma, mi raccontò lui, che era stato negli anni 60, era stato a Roma, invitato dal governo italiano, e quindi quando seppe che io ero italiano, si stabilì un contatto molto carino, simpatico, ve lo faccio vedere ora in un'altra cartella. Perché ecco, c'era tutto un cerimoniale, i fotografi non si potevano avvicinare, solamente dargli la mano, però puoi fare una specie di regina inglese, ecco. E invece questa cosa, io ero italiano e lui era stato a Roma e che gli mostrare le fotografie, ruppe il cerimoniale e fu una cosa molto simpatica. Ora, ecco, riesco. E ve le descrivo, poi si rivede. Diciamo, ecco, queste qui sono un po' di fotografie, ricordo, durante quelle spedizioni. Che ne so, ecco, qui siamo vicino, sono la catena dei monti del Pakistan, oppure pozzi di petrolio. Per farvi capire, ecco, il privilegio che ho avuto in quegli anni di reportage su commissione del governo, qui all'interno di una miniera di carbone, oppure sulle dune, viziati in tutti i modi, perché voglio fare quella cosa lì, ecco. E c'era due o tre persone che permettevano di fare quella cosa che si chiedeva, sempre se fosse permessa. Pure interviste di tutti i tipi, a tutte le ore, presenze ospitate in televisione la sera, cioè era una cosa molto gratificante. Questa è una cosa che ho visto dopo. Realizzai dopo, ecco, c'era questa intervista a questa persona che è un fotografo cinese molto famoso in Cina, ha uno studio, un atelier a Pechino, è veramente anche bravo come fotografo ritrattista questo fotografo, e c'aveva questa cosa in mano, e rilasciava un'intervista alla televisione. Ecco, se vedete, in mano c'aveva il mio bigliettino da visita. L'intervista era che lui parlava di me e quindi quando lo aprì ci rimase molto molto piacevolmente sorpreso. Questo ragazzo era un cameraman che durante una delle spedizioni e per tutto il tempo lui faceva il cameraman. Mi ricordo un giorno arrivammo nel ristorante. E come sempre c'erano ragazzine, c'erano donne giovani, oppure uomini che guardavano. Ecco, di solito venivano a chiedere autografi, ci guardavano, chiedevano delle foto insieme. Quel giorno lì
entrò dentro, io entrai con lui e arrivò un gruppetto di ragazzine proprio che quasi si strappavano capelli, insomma, tutte contente, e vennero intorno a noi. Praticamente a me non mi considerarono per niente, chiesero tutti l'autografo a questo ragazzo che era un famoso presentatore della televisione e faceva il programma alla TV nazionale cinese. Che ecco, quel giorno lì a me nemmeno di striscio, perché c'era questo molto famoso accanto a me. E questo è appunto il re di prima, il re di Cuccia, che quando tornai cercai delle informazioni, non riuscì a trovarle, e l'ho trovate dopo molti mesi, forse qualche anno, per farci un servizio su questo servizio. Era l'ultimo re della Cina, per descrivere appunto quello che vi ho detto in maniera molto sommaria. Doveva essere diventare un articolo, ma non c'è mai stato un materiale sufficiente per scrivere un articolo sufficientemente grande. E i cameraman della televisione mi dovevano mandare materiale, ma poi appunto i cinesi non sono così affidabili. Non ho mai ricevuto niente, informazioni su questa persona. Quelle poche informazioni le ho trovate quando poi è morto, e allora su internet riuscii a trovare diverse informazioni che non ebbi lì per lì, perché non le sapevo, e dopo perché non me le mandarono. E questo è quello durante appunto la rottura del cerimoniale. Gli faccio vedere le foto, mi chiede dove sono, con un interprete che stava di fronte di qua all'obiettivo, e quando gli disse l'italiano appunto si scatenò quella amicizia, quella simpatia, quello di rompere questo cerimoniale rigido che c'era. Questo è il vice ministro dell'informazione che partecipò a due spedizioni, e fu lui che mi chiese di partecipare alla seconda. E mi ricordo la seconda volta che andai in Cina per partecipare a questa spedizione, andai direttamente al ministero a Pechino e col suo biglietto da visita ci furono due militari, due guardie che mi scortarono praticamente dentro l'ufficio, il palazzo del governo, come fossi, cioè, l'ospite più prestigioso. Vi dicevo dei privilegi o dei capricci o di tutto quello che poteva venire in mente. Eravamo viziati, ecco, io molto molto infantile volevo guidare le macchine della polizia cinese. Infatti non mi potevano dire di no, quindi ho avuto anche questi privilegi, non solo fuoristrada ma anche con altri mezzi della polizia cinese, quindi sono cose simpatiche, insomma, mi sono rimaste. Non essendoci, diciamo, il turismo di massa a quell'epoca, diciamo, era il privilegiato su tutto. Sì, sì, diciamo di sì, erano già anni di turismo, insomma, occidentale in Cina, sì, c'era di già, perché si va dagli anni dal 2006 al 2008 queste spedizioni. Poi dopo ho continuato sia per il ministero e poi per l'università dello Shandong, che mi invitò a due foto festival, e poi mi fece un contratto di professore, di guest professor, per 3 anni, dal 2012 al 2015, per insegnare fotografia alla facoltà di Art and Design. Quindi anche lì soddisfazioni, diciamo, molto gratificanti, ecco, come attività. Questo qui è il vice ministro, vi dicevo prima, questo è il ministro dell'informazione a una scena di gala al ritorno dalle spedizioni. Cene di gala, vedete, molto informali, sia da parte loro, che comunque sono persone molto informali, e da parte mia, vero, perché ero vestito in delle condizioni, perché io quando partecipavo a queste spedizioni partivo sempre con dei vestiti da buttare, da mano a mano si sporcavano, buttavo via,
e praticamente al ritorno avevo la valigia vuota, pronta per essere riempita con cose che compravo poi nei posti dove andavo. A questa scena di gara, questa week, questa è la seconda spedizione, visto che appunto è l'ottobre 2006, a cena il ministro, eravamo in cinque fotografi occidentali, e chiese se ci trattenevamo, e l'unico che si tratteneva ero io, che rimanevo 2 o 3 giorni a Pechino da solo, per starmene da solo, andarmene in giro. E lui mi disse se avevo piacere di visitare il villaggio olimpico in costruzione. E io, certo. E mi disse: domattina ti faccio venire a prendere. E arrivò un autista, mi portò al villaggio olimpico e a aspettarmi c'era il viceministro che mi accompagnò in tutto il villaggio olimpico. Potei fare delle foto e considerate che le foto che feci a ottobre 2006 erano le prime fotografie fatte da fotografi occidentali, perché il villaggio olimpico sarebbe stato aperto alla stampa occidentale a dicembre e qui era ottobre. Quindi praticamente tornai a casa con del materiale che avevo io, unico fotogiornalista al mondo che ci aveva in anteprima questo materiale. E poi purtroppo non ne feci niente perché tornando al lavoro, ero stato via 2 mesi quell'anno lì, lavoravo anche i giorni festivi per recuperare e poi non avevo contatti giusti, tipo fotografie, tipo riviste, come poteva essere l'Espresso o comunque dei magazine di cultura generale o politica, perché i miei contatti erano tutti di natura. Quindi fosse stato materiale di fotografia naturalistica, lo potevo dare via subito anche senza accompagnamento di testi. Questo purtroppo aveva bisogno di essere descritto e comunque dovevo essere io conosciuto da quell'ambiente, cosa che non era a quel momento, e quindi niente, peccato perché questo materiale sarebbe stato visto per la prima volta. In quel momento lì era una cosa unica al mondo che avevo solo io, ecco, per quella circostanza fortunata che si sviluppò quella sera a cena col ministro dell'informazione. Qui sono dentro la piscina in costruzione, mi fecero lasciare l'autografo su questo muro di presenze. Qui vedete appunto i casotti delle casermette dove dormivano gli operai. Questo è il famoso nido d'uccello dello stadio del calcio e dell'atletica, appunto in un momento dove la stampa occidentale non aveva immagini di sorta perché avrebbe avute dopo 2 mesi. Qui siamo all'Università dello Shandong e durante uno dei photo festival. Io casualmente sono qui e sono accanto a, in questo momento non sapevo chi era, e questo signore è James Nettie, che è uno dei fotografi di guerra più importanti al mondo, un fotografo americano di New York. Praticamente lui tuttora ha fatto reportage di guerra in Iraq, in Afghanistan, in tutti i luoghi gli scenari di guerra al mondo. Ha fotografato le torri gemelle che collassano. Diciamo appunto è uno dei fotoreporter più famosi al mondo attualmente. E quest'altro signore, questo è il fotografo, il secondo fotografo in ordine cronologico, ma l'ultimo rimasto di Mao Zedong, il fotografo personale di Mao Zedong. E di questo signore, dopo averlo conosciuto, ecco, mi ha detto il suo bigliettino da visita, dove c'è da una parte il suo nome, da quell'altra una dedica
stampata una dedica che Mao Zedong gli aveva fatto come un ringraziamento al suo fotografo personale in una circostanza. E lui l'ha fatta stampare sui biglietti da visita. E niente, ecco, è un'altra cosa che custodisco con particolare affetto. Questo signore è il governatore dello Shandong, altra regione a sud-ovest della Cina, centro-ovest della Cina. E oltre ad essere governatore di questo stato, diciamo, perché appunto anche questo è 3 o 4 volte più grosso dell'Italia, è un famoso fotografo. Queste fotografie in questa mostra sono sue. Lui ha esposto sia alla Biennale di Venezia che al Louvre di Parigi. Quindi è un fotografo Quan Che Hua, è un fotografo conosciuto anche a livello internazionale. E qui è nella cerimonia del guest professor, quando mi dettero l'incarico di insegnare fotografia, è il rettore dell'università che mi dà questo contratto e nell'occasione conobbi appunto James Naturie, perché lui era uno dei 6 professori insigniti come col contratto di guest professor quell'anno lì all'Università dello Shandong. E niente, poi diventammo amici, anche se no, non ci frequentiamo, però nulla, mi fece molto piacere, ecco, conoscere questo guru della fotografia mondiale qui a lezione all'università, con gli studenti del corso. E poi ecco una cosa simpatica, cioè, sono, molti studenti vengono a farsi autografare i vestiti dagli insegnanti. Che cose, questo ve l'ho fatto vedere insomma per vanità personale oppure per raccontarvi degli aneddoti. Qual è, diciamo, la cosa che ti ha più, che ti è più rimasta nel cuore una volta tornato dalla Cina, dopo aver avuto questa esperienza? Tante cose, forse quelle che vi ho raccontato, perché oppure ecco la curiosità dei giovani. Io non ho simpatia per i cinesi, non sono razzista, ma non ho proprio simpatia per i cinesi e nemmeno mi piace la Cina. Quello che mi attrae è provare a conoscere questo universo completamente diverso da noi e la difficoltà di fare questo. Quindi l'attrazione per l'ignoto, però senza simpatia, quasi una voglia di conoscenza, e poi non si finisce mai di conoscere. Però ecco, le persone, i cinesi non sono affidabili, nel senso che sono molto legati alla famiglia e alla gerarchia, quindi famiglia, 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 Stato, e hanno una venerazione per il loro superiore gerarchico. Finché io, ospite, sono un superiore gerarchico, un pari loro, è tutto un modo di essere venerati, essere aiutati e tutto. Se non si verificano queste condizioni, non è così. Quindi non si può dire che si sviluppa un'amicizia come la intendiamo noi. Ecco, quel tipo di rapporto non l'ho mai trovato e per questo non c'ho simpatia io per quel popolo. Però c'ho una voglia di conoscere, un rispetto massimo e ecco questo. Quindi niente di particolare, però la curiosità o la gratificazione di sempre di conoscere qualcosa di diverso rispetto alla volta prima o al posto prima dove siamo stati. Questo è un ve lo scorro, anche questo non so che ne sono, non voglio tediarvi, insomma, No, sono una figurati.
è un piccolo reportage su Pechino, questo. Quindi la costante, il simbolo nazionale, ecco qui la bandierina nel secchio della spazzatura, qualcosa che, questo ecco, il reportage su Pechino l'ho sempre fatto in solitario, senza guide, senza nessuno intorno, perché per me stare a Pechino era un po' la disintossicazione di tutte le volte che tornavo da un viaggio, da una spedizione in qualche regione per conto loro. Poi avevo bisogno un po' di giorni da solo per starmene in pace, insomma, andare a giro per conto mio. E quindi in queste occasioni facevo queste foto, anche qui siamo in piazza Tiananmen, c'è cioè questo bambino tranquillamente scappa la pipì e la fa lì in piazza proprio. Ecco, questa fotografia è una di quelle che, di street photography, diciamo, che è un altro genere che mi appassiona particolarmente, con la quale quando facevo concorsi ho avuto molti premi e molte soddisfazioni. Pure l'attività di ginnastica la mattina presto, che sono dappertutto, nelle strade, nei parchi, da parte di tutte le persone, da bambini ai pensionati, che possono essere attività fisiche o attività ricreative, ma in questo caso ecco il canto, il gioco. E questo, loro ecco, hanno questo grande modo di socializzare, fanno tutte le cose, sarà perché sono tanti, però si raggruppano sempre per fare attività in comune. Le Hutong, che sono i quartieri tipici di Pechino, che vengono buttati giù uno dietro l'altro per costruire edifici nuovi o quartieri nuovi. E queste sono gli ultimi quartieri di Hutong che sono rimasti, anche se sono sempre tanti, però sono praticamente stanno sparendo da Pechino. E ogni volta che tornavo, anche a distanza di pochi mesi, c'erano degli isolati o dei quartieri che sparivano, e dei grattacieli o degli edifici ultramoderni che sorgevano al posto di queste zone. È una città che non smette mai di cambiare. Fino ad ora, tralasciando, diciamo, l'aspetto lavorativo, e questa è una domanda che mi fa Marco Lusinà, ti ha dato più soddisfazione la foto naturalistica o quella di reportage? Allora, la foto di reportage mi piace tuttora, è una cosa che mi è sempre piaciuta. E può dare... La street photography può dare soddisfazione sempre, sia che la si faccia per conto di qualcuno, sia che si faccia proprio in proprio per passione personale. E non ha importanza dove, perché comunque ci sarà sempre del materiale, dei soggetti interessanti da riprendere. Quindi è una sicurezza, un po' un divertimento, una passione alla quale si può dare sfogo. La fotografia d'animali ci vuole preparazione, studio, andare, e bisogna fare solo quello. E bisogna farlo anche prima, non durante, perché la fotografia animali va preparata anche quando l'animale non c'è. Bisogna andare nei posti dove si aspetta di trovarli, aspettarli, spesso stare nascosti. Quindi è tutta un'altra attività. A me mi danno soddisfazione tutte e due. Ora sto facendo solo street photography, animali, faccio solo animali in zona, però ecco, senza avere quell'adrenalina di essere in Africa al pericolo, oppure in Alaska con gli orsi al pericolo anche lì, manca quell'aspetto anche che va al di là della fotografia, quell'aspetto che dà un po' l'impresa, l'avventura, il rischio, il pericolo. Quindi diciamo, come gratificazione personale, me l'ha data più la fotografia naturalistica degli animali.
Però il divertimento così, la street photography è un divertimento quotidiano, giornaliero. L'altra è molto più impegnativa. Quindi sì, dà più soddisfazioni perché c'è anche la componente rischio, la componente difficoltà, oltre a quella della bellezza dello scatto finale, poi. Questo è una cosa simpatica perché i matrimoni in Cina vengono fatti, celebrati i matrimoni, ma le fotografie poi vengono fatte in gruppo. Quindi ci sono delle giornate in cui delle agenzie fotografiche o dei fotografi radunano tante coppie di sposi e gli fanno le foto tutti insieme. Quindi sono buffe queste cose perché magari si sposano un giorno e poi le foto se le fanno un altro giorno insieme a tante altre. Non dei posti, ecco, questi vedete, aspettano i turni per essere fotografati. Pure, ecco, nei tempi buddisti non sono molto religiosi i cinesi. Si sforzano qualcuno di essere buddista, ma sembra che lo facciano quasi per una tendenza alla moda, di moda, piuttosto che delle credenze vere e proprie. Ho sempre avuto questa impressione sulla religiosità dei cinesi. Hanno la filosofia, ma non la religione. Cioè, sono seguaci di filosofie piuttosto che di religioni, come intendiamo, insomma. E poi le cose, insomma, i cibi, i cibi. Ecco questo. E questa era la Cina, ecco, aneddoti e foto di Cina. Io, se volete, volevo arrivare alla fine a parlarvi di quel progetto One Point of View, che è quello che vi dicevo, chilometro a centimetro zero, fotografie fatte da casa. Però se volete vedere qualche altra foto, so, Turchia, Marocco, Emirati Arabi, Vai pure te, tanto no, non c'è problema. Ora, insomma, non che bisogna rimanerci fino a tardi, però, insomma. allora, diciamo. In una decina di minuti vi scorro queste tre cartelline piccole. Vi faccio vedere, ecco, queste Aspetta, c'è fotografie. Alessio, ti voleva chiedere una cosa. Sì. No, dicevo, io sarei un po' di Marocco, nulla di che, no? Era una richiesta. Queste fotografie qui, quindi queste cartelline, ecco, questa è Turchia, poi Marocco, Emirati Arabi. Sono fotografie fatte durante dei viaggi, a parte Emirati Arabi no, diciamo Turchia e Marocco, in quei viaggi che vi dicevo dell'Associazione Fotografica, della GPU Photo, della Global Photographic Union. Ogni 2 anni facciamo dei festival che sono praticamente una settimana, 8 giorni di gita in posti fotografici. E ecco, durante queste gite è possibile fare, ecco, le foto che vedete, quindi sono anche da chi è appassionato di fotografia, sono dei momenti per riuscire a vedere dei posti con l'occhio del fotografo e con il supporto locale, di fotografi locali che praticamente, ecco, ci danno la consulenza giusta, ci portano dei posti che sono interessanti. Sotto questo punto di vista, non tanto turistici quanto fotografici. Quindi questo è l'interno di una mongolfiera, per esempio, oppure ecco, vedere delle cose non propriamente turistiche, però andare veramente nella parte interessante che interessa chi è appassionato di questa di fotografia. Poi durante queste gite non è che uno deve stare in gruppo sempre, cioè, ci sono anche dei momenti che uno riesce a fare fotografie da solo o del genere che predilige. Insomma. Io, le persone comunque come gli animali, sono
mi attira la vita, quindi mi piace le persone. C'ho un approccio anche come anche con gli animali, avete visto, ora lì ne avete viste pochissime, però avete visto che prediligo sempre l'inquadratura. Cerco sempre di prendere la parte bella, no? La parte raccapricciante o quella che urta, ecco, che ne so, il sangue della guerra. No, io detesto la maggior parte delle fotografie che si vedono a WordPress Photo, per esempio, che sono delle cose raccapriccianti, a volte l'orrore gratuito, quello per quello che chiamo io degli avvoltoi, del proprio no, a me piace il bello, cerco sempre l'armonia dell'inquadratura, l'armonia dei colori, l'armonia sempre dappertutto, e cerco, siccome il mondo è bello proprio, è bello di per sé, cerco di rappresentarlo, magari se c'è il contenuto anche meglio, però cerco sempre di, attraverso la composizione, il colore, diciamo il linguaggio fotografico, quello ortodosso, quello vero, cerco sempre di utilizzare questi strumenti per descrivere le cose, i sentimenti, quello che voglio rappresentare. Tra le foto che vedevamo, ora magari mi posso sbagliare, però come ho detto te, hai una foto con colori molto naturali, quindi mi sembra di poterti dire che non sono la tua concezione della post-produzione o comunque dell'elaborazione è quasi assente da questo punto di vista. No, allora, quelle che avete visto, a parte bianco e nero, fatti bianco e nero, bellissima, non c'è post-produzione, e questo non è solo un vantaggio, ma è anche un, diciamo, una cosa a mio discredito, perché per il poco tempo, per comunque io stampavo in camera oscura, duplicavo le diapositive, cioè facevo tutta questa attività che non ho fatto poi col digitale, quindi sì, c'ho i miei programmi di post produzione Photoshop. Non ne so quasi niente di Photoshop, cioè conosco i principi ma non lo so usare, quindi utilizzo dei programmi molto più sempre abbastanza sofisticati, perché oggi tutti i programmi sono sofisticati, però la post-produzione praticamente è quasi assente, non c'è manipolazione in maniera assoluta di niente, ma addirittura non c'è nemmeno il minimo di post-produzione per migliorarle, perché tutte le foto che vedete sono migliorabili, e con senza interventi pesanti, però sono tutte foto queste qui, di al di là del contrasto non è cambiato niente, quindi sono scatti, questi che vedete sono tutti scatti di macchina, e sono come il RAW portato in JPEG e basta, senza fargli niente. Avrebbero bisogno tutte di essere lavorate un pochino, però ecco, io cerco di, abituato con la fotografia analogica, e lo scatto lo devo avere in macchina, e poi sì, avere tempo e voglia, la camera chiara va benissimo, nulla al contrario, anzi, mi ripropongo di rimettere mano su tutte le foto che vedete, però so che tanto è un proposito che chissà quando realizzerò. Quando... E a livello di attrezzatura invece che attrezzatura hai? Ma sono partito periodicamente, le cambio. Sono partito dalla Pentax nei primi anni che facevo fotografia, quindi nell'analogico sono passato poi a Canon. E Canon l'ho introdotto anche nel digitale, poi a un certo punto tutto Nikon, e ora negli ultimi 2 o 3 anni sono passato via dalle Reflex e con le mirrorless, le Sony con varie ottiche, sempre a seconda appunto del reportage, del ritratto o degli obiettivi per animali. Diciamo, ecco, che ora non ho più i grossi teleobiettivi che avevo prima,
tipo 600, 500, tutti questi obiettivi mastodontici, adesso non ce l'ho più, e comunque riesco sempre a fare fotografia ad animali anche con ottiche più leggere, più compatte, però qualitativamente, specialmente con i sensori della Sony, si riesce a fare anche fotografia naturalistica a livello come quella di prima, ecco. Certo. E ve le faccio vedere ora quelle, le famose a centimetro zero, ci sono anche fotografie naturalistiche. Questo è il Marocco richiesto da... Marocco richiesto. Si fanno anche cose carine in Marocco, insomma nei posti dove la GPU organizza queste gite. Questa è una città sull'Atlantico del Marocco. Ecco, qui per esempio ci siamo andati insieme ad altri tre amici da soli, e non c'erano in questa città, perché è una città, non c'erano persone occidentali, erano tutto pieno di turisti, ma turisti tutti marocchini, tutti locali. E ecco, è simpatico anche riuscire a farsi accettare e fare fotografie anche in posti dove con queste popolazioni magari non è che sono tanto, cioè se si va accompagnati a persone locali sì, ma se no, ecco, la persona, sia turista o che sia giornalista o che sia un'altra cosa di occidentale, insomma, non è che in questi posti musulmani sono visti con particolare simpatia. Qui appunto il divertimento di anche pericoloso, perché i nostri bambini a quell'età non è che gli si fa fare queste cose, cioè si buttano da 15 metri, che queste bambine di 10 anni, 12, non so quante ne avranno, ma e c'hanno questi giochi molto spericolati, anche fra l'altro anche per la qualità dell'acqua che c'è sotto. Qui dove sei? Essauria? Sì, ah, scusa? Essauria? Essauria, bravo, sì. L'ho riconosciuta. Ci sei stato, ecco, Essauria. Abbiamo fatto anche noi un workshop, perché comunque anche noi come Fotolab facciamo i viaggi fotografici. E in questa occasione abbiamo fatto proprio Marocco e abbiamo fatto tappa anche a Essauria. Ecco, io c'ero andato lì, avevo fatto 300 km per andare a quel posto, perché ci doveva essere quella manifestazione a cavallo con gli spari, che fanno un festival di cavalli, e invece non c'era quella settimana, non c'era quella domenica, e quindi molto delusi. Però si trovò questa situazione su questo posto dove vanno a fare il bagno queste persone di lì, e fu una cosa, ecco, superiore anche a quell'altra attività che volevamo vedere. Questo so io, fatto da un mio amico dall'altra parte delle mura, per dire, poi alla fine piano piano, insomma, io devo arrivare, cioè sia con gli animali feroci o con le persone, parto da lontano, ma piano piano alla fine sono sempre accanto, sia agli animali che alle persone, ma devo entrare proprio nel cuore del... Sì, poi specialmente in Marocco ti coinvolgano, quando vedono uno straniero ti coinvolgono. Noi ci siamo andati, tra l'altro c'era anche Alessio che si ricorda bene di questo aneddoto, e siamo andati a mangiare poi il pesce lì proprio sul porto, contrattando con il marocchino il pesce,
un pesce buonissimo, pagato pochissimo, però, però si sentiva questo, questo sapore strano che nell'aria, e poi ci siamo accorti che praticamente questo pesce veniva arrostito con i pezzi di legno delle barche verniciate, quindi si sentiva questo sapore perenne del pesce di vernice. Però c'è un inconveniente non da poco, infatti mi è rimasto in mente queste quantità industriali di pesce fritto che veniva dato in questi posti, e anche noi tre che eravamo lì andammo a mangiare in uno di questi posti, siamo stati male da bestie almeno 2 giorni tutti, da diarree pazzesche che non so cosa. E quindi ecco, c'ho questo ricordo molto brutto di questo pesce, sì, invitante, perché c'erano quantità industriali fritte lì per lì, da mangiato in strada sui tavolini o tutta questa gente, però poi dopo sì esatto. Qui invece siamo ai confini dell'Oman, negli Emirati, e la pesca delle sardine. Questa è un'attività veramente bella da vedere, sarebbe molto interessante da fare. Ci ho riprovato in Oman, ma non ho trovato la stagione giusta. Ecco, in Oman ci dovevo andare in quel periodo perché ero invitato dal governo dell'Oman per fare degli incontri a Muscat e poi delle mostre, però ecco, appunto non era il periodo giusto, ma mi sono ripromesso di andarci, perché quello che si vede qui nel sud dell'Oman si può moltiplicare a potenza, e quindi ecco, sarebbe un'attività da molto interessantissimo, ecco, da vedere per gli appassionati. E anche lì, appunto, io mi piace entrare dappertutto, e poi insomma dopo si butta via vestiti, perché sì. Puzzo di pesce, c'era scarpe, tutto buttato via. Perché anche in quel carrello del camion dove c'era tutti i pesci c'ero dentro anch'io, sì che... No, comunque ecco, a livello repostagistico ci sono dei posti veramente interessanti che esulano poi dalla foto, sì, dalla bella foto, ma la bella foto singola del concorso, però l'insieme, il racconto, lo sviluppo, il vero reportage, insomma, credo dia delle soddisfazioni, perlomeno ecco, per me anche superiori, al di là della foto da concorso. Sarà appunto anche per questo, sono quasi 10 anni che non partecipo più nei concorsi. Cioè, queste dune sembrano proprio la morbidezza del corpo umano. Proprio. Sì. Qui siamo nel deserto di Dubai, che siamo a centinaio di chilometri dal centro urbano di Dubai. E poi alla fine, insomma, c'è sempre io che entro sul set. Ecco, forse altra cosa, l'Inner Mongolia, altro posto dove come gruppo fotografico abbiamo fatto un festival, sempre ospitati, perché la GPU è ospitata dai governi, dalle amministrazioni locali, specialmente in paesi della Cina, arabi, Turchia, paesi dell'est, indiani,
ambiscono proprio ad avere la sponsorizzazione a manifestazioni che fanno della nostra associazione. E quindi ci ospitano nei musei, come mostre, come attività, e ci invitano anche a fare attività in questi posti per promuovere anche fare aspetto promozionale per questi luoghi. Quindi anche questo ci dà il vantaggio di poter essere invitati a vedere delle cose e rappresentarle fotograficamente, però non a trovarle come turisti, ma a entrare proprio nel cuore di queste manifestazioni, di queste attività. Ecco, un privilegio che un vantaggio che hanno le persone, appunto, che sono con noi in questa associazione, in questa di quella che si chiama noi di fotografi per fotografi, insomma, attività di fotografi per fotografi. Queste sono attività rurali della Mongolia cinese. Questo invece è le corse dei cani, che questo è un piccolissimo reportage sulle corse e le scommesse, appunto le corse dei cani in quest'area. Che sono legali o sono comunque abusive? Ma non lo so, ecco. Io non credo, sì, ovvio, non sono organizzate, non è che ci sono dei campionati o dei osi, quindi diciamo non sono organizzate, ma non sono illegali. Ecco. Mm-hmm. Girano soldi, ora non so quanti, perché, cioè, sono somme, a me non mi sembrano grosse somme, però. Non credo, ecco, che siano scommesse clandestine o comunque dove trattano male, ecco, in questo caso qui gli animali non è che sono trattati male. Sono... E questi invece sono dei set, questo è proprio un set allestito per i fotografi. In questa occasione c'era noi come gita della GPU, che eravamo un'ottantina, mi pare, però c'era un sacco di fotografi cinesi che erano venuti per questo foto festival da tutte le parti della Cina, quindi praticamente c'era un 200 fotografi. Ora immaginatevi che 200 fotografi hanno tutti queste foto, perché se era tutti poi, in fila sulle dune, eravamo, che poi faranno girare nei concorsi. No, se guardate i concorsi internazionali, di queste foto le trovate sempre, e quindi io, specialmente che faccio giudice in diversi concorsi internazionali, me ne trovo sempre davanti, sempre con quelle che c'ho io, e poi dico, ma io ce l'ho meglio a volte, no? Perché si fa anche questi pensieri, però appunto ci sono anche delle cose sia belle, genuine, ma anche dei set costruiti, che apparentemente voi vedete delle belle foto, ma in realtà sono dei set costruiti che riprendono decine e decine di fotografi che convengono lì tutti insieme per fare quella fotografia che hanno visto premiata in qualche concorso. Sicché, ecco, questo vi racconto retroscena, insomma, le cose, gli altarini della fotografia amatoriale concorsistica. Che c'è proprio il simbolo con la X, nel senso che te cammello devi stare qua in questa posizione. No, tutti in fila sulle dune, e poi c'è uno col telecomando, col radiocomando, tra l'altro, appunto, come vicepresidente qualche privilegio ce l'ho, quindi
potevo anche io a quello del radiocomando gli dicevo va, falli partire ora. Quindi ecco, mi è capitato anche questo, qui in questa occasione in particolare, di dare il via a quelli che partivano giù per fare le discese sulle dune. Però tanta gente ci ha vinto tanti concorsi in queste foto, cioè, quindi chi è appassionato. Ecco, ora niente, l'ultime foto che vi volevo far vedere sono queste di questa cartella. E praticamente, ecco, sono diversi anni che io fotografo da casa, dal terrazzo di casa dove passo gran parte del tempo. Cioè, in questo periodo, fra l'altro, io risiedo a Siena, però da un anno in qua, tra un infortunio che ho avuto, una spalla rotta e il Covid, e quindi il lavoro agile, lo smart working da casa, io sto risiedendo, insomma, stabilmente a Follonia in questo periodo. Ma questo anche negli anni passati, insomma, perché parte del tempo la vivo a Follonica, e da casa riesco, cioè faccio proprio dal terrazzo di casa tutte queste foto che vedete ora. Quindi questo progetto si chiama One Point of View, perché è proprio l'unico punto di vista, è vedere il mondo a 360 gradi in tutti i suoi aspetti fatti da un punto solo. In particolare il punto che vi dico è questo, dove ho il mouse. Questo è il terrazzo di casa mia, ecco, da qui. E le foto che si parla sono tutti i generi che vi vengono in mente, da le nuvole. Questo è il neo su una guancia di una persona di profilo. E poi questo è un temporale, la tendina di un temporale a mare. L'isola d'Elba fatta dal Golfo. L'isola di Montecristo. Ancora all'Elba, un tramonto, questa fra l'altro è di pochissimi giorni fa, una di queste sere. Oppure nuvole, ancora un tramonto sull'Elba. Questa che vedete, questo è il promontorio Piombino, questo è il dito della Corsica e questa è l'isola d'Elba. Sembra un unico lembo di terra. E le foto che vedete, avete capito, e comunque non c'è manipolazione, non c'è cambio di colori, sono scatti proprio fatti, ricavati dalla macchina. Al naturale. Praticamente le scatti da dietro dove sei, perché apri la finestra e c'è il mare. Sì, alle mie spalle c'è questo terrazzo e se apro la porta, insomma, c'è quello che state vedendo. Queste sono nuvole, perché poi durante tutto l'anno a mare il tempo cambia minuto per minuto, quindi ci sono dei cambiamenti, a volte nell'arco della giornata sono velocissimi. E a volte i colori sono incredibili, sono così, ecco, sono probabilmente sono anche più belli, perché la macchina un po' appiattisce, come ben sapete. Sì, poi in questo periodo da febbraio a aprile di solito c'è sempre i colori più belli, anche con i tramonti. Sì, d'inverno sì, d'inverno questo è un temporale al largo dell'isola Montecristo, che sembra quasi un miraggio, perché c'è poi la temperatura che crea la nebbiolina e sembra quasi sospendere l'isola dal mare, la faccia sollevare, e c'è queste tendine d'acqua in lontananza.
Quest'altro, per esempio, è nella selletta dell'isola d'Elba, che durante 15 giorni dell'anno, che sono a metà dicembre, quando il sole tramonta in questa posizione, una volta che tramonta, fa venire fuori il Monte Cinto, che è questo che vi sta delineando col mouse. Il Monte Cinto è il monte più alto della Corsica, ma non si vede mai, perché durante tutto l'anno si vede solamente la selletta dell'isola d'Elba, ma non il Monte Cinto dietro, che viene fatto vedere solamente quando il sole gli tramonta di dietro. Solo una quindicina di giorni l'anno è visibile il monte dal Golfo di Follonica. Quindi è una cosa molto particolare, che sembra quasi tutt'uno, invece si fa Elba Italia, Corsica Francia, sembra tutt'uno. E questo è sempre il Monte Cinto, in questa quindicina di dicembre, ancora l'isola di Monte Cristo, fuochi d'artificio di Ferragosto. Temporali vari, perché. Che poi, ecco, io so 50 metri sul mare, quindi anche come visione ho 360 gradi intorno, è una visione... È una bella visione, bellissima visione. Privilegiata, quindi ecco, tramonti, controluci, e poi la fotografia naturalistica, perché io non ho perso il vizio, ecco, quindi si va dal Rondone ai gabbiani, alla predazione. Questa è una predazione, un gabbiano che ha preso un pulcino di corvo, con i corvi che cercano di impedire al predatore di prendere il pulcino. Insomma, queste sono scene che, ecco, prima facevo in Africa, ora faccio da casa. Sono decisamente delle belle situazioni anche queste, perché a volte dobbiamo per forza credere di andare a fotografare qualcosa di bello lontano e poi non ci rendiamo conto e non ci accorgiamo che magari il più bello l'abbiamo sotto casa, specialmente per la street. Sì, assolutamente. Perché ma più tanti che altro... la street pensano che la street sia bella soltanto fatta a New York o a Londra, ma in realtà... No, veramente fare sotto casa. Certo, perché poi per farla lontano ci vuole fortuna, perché sono attimi, c'è sempre l'aneddoto di quelli che fotografavano nel Grand Canyon, scende di macchina, l'omino, fa la fotografia alla moglie, fa lo scattino, ecco, ci siamo fatti anche il Grand Canyon. Ah, cavolo, cioè, da quell'inquadratura lì che senti io, se uno ci va 20 volte durante il giorno fa 20 fotografie diverse, le moltiplichi per i giorni dell'anno e quante migliaia di foto diverse fai, cioè ogni posto è il miglior posto, è quello che si conosce meglio, che ci sa la possibilità di tornarci e vedere in tante situazioni. È difficilissimo, bisogna essere molto fortunati per fare belle foto nei posti lontani, perché molte volte colpisce l'esotico, il diverso, ma in realtà la fotografia non è poi così interessante. Farle da vicino, con un'esperienza, con la passione, con l'amore e la fortuna di poter conoscere il posto e di tornarci molto spesso, è un vantaggio impagabile proprio. Ecco, queste c'è, sono... Claudio, un posto in particolare ti ha lasciato amarezza nel visitarlo, è uno che torneresti volentieri perché ti ha colpito in maniera positiva? Allora, io in tutti i posti dove sono stato vorrei tornare due volte, almeno due volte, perché la prima volta mi sembra sempre di averlo assaggiato e basta, un posto. Poi ci sono dei posti dove ci ho lasciato il cuore, il nord dell'Europa, le isole Svalbard, l'Artico norvegese, tanti posti in Canada, l'Alaska e poi l'Africa è impagabile. L'Africa è un posto dove uno il cuore ce lo lascia anche senza macchina fotografica.
perché sentire i rumori dell'Africa, degli animali, le risate delle iene la notte, il rumore degli ippopotami che sembrano dei trattori che montano, che mettono in moto il motore, il ruggito del leone, sono delle cose che fanno accapponare la pelle e che non si fotografano, ma rimangono per sempre una fotografia nella mente di chi le sente, di chi le vive queste cose. Quindi l'Africa sicuramente. Non vi dirò mai la Cina, perché non mi piace. Non mi piace, anche se sono diventato abbastanza esperto di Cina, però no, ci sono tantissimi posti, diciamo, più romantici, più interessanti. Ecco, quindi qui natura proprio, wildlife, questi gabbiani. Ci sono dei periodi in cui fanno lotte, sia per amori oppure semplicemente per portarsi via la preda. E poi si passa alla street, che io chiamo beach, non chiamo street, perché faccio la beach photography e non la street photography da casa. E con queste ci ho fatto diverse mostre personali. Anche quattro, in Cina. Praticamente ho portato Follonica in Cina, perché ho fatto quattro mostre personali sulla beach photography, tutte fatte da casa, con queste foto, di cui c'è un archivio di diverse migliaia di fotografie, di beach fatte da qui, ecco. Perché è una cosa che sviluppo continuamente, cioè le macchine fotografiche ce l'ho sul tavolo, quindi appena c'è qualcosa e sono qui a casa, spesso non mi viene nemmeno voglia di scendere, perché tanto le vedo meglio da qui, con l'ottica giusta. Cose particolari, ecco, un camion in mezzo al mare quasi. Oppure il rifacimento dell'arenile quando ci si avvicina all'inizio della stagione estiva. Questo è il giorno, speriamo di rifarle presto, questi sono il giorno 100 giorni all'esame di maturità, quindi gli studenti sulla spiaggia a 100 giorni festeggiano in maniera goleardica, gite, scampagnate, passeggiate, insomma. Pure c'è chi piglia il sole, gli arriva il trattore, il Caterpillar quasi vicino. E parlando di street photography, il valore aggiunto dell'ombrellino giallo col Caterpillar giallo, ecco, c'è, sì, nella street. Quello che contano anche le forme, i colori, lo sbalordire con le situazioni paradossali, ecco, tutti gli elementi della street sono imprevedibili e divertenti come la fotografia di animali, ecco. Però diciamo in maniera meno pericolosa, è più facile da fare un pochino per tutti i tipi di fotografo, perché comunque non richiedono poi grossi spostamenti, grosse attrezzature o il matrimonio, ecco, e qui la signora tranquilla lì che insomma quasi gli rompe le scatole e arrivi questa gente a farsi le foto. Però sono situazioni abbastanza paradossali che dalla posizione di questo, da dove fotografo io, ecco, si riesce a isolare bene, anche come a isolare la piccola porzione dal contesto generale. Oh, Mario Cioni che ti chiede: ciao Mario, con le Sony che ottiche usi principalmente sia per la foto naturalistica che per la street o beach? Allora, per la street, da queste qui tutte grosso modo tra il 300
e il 500 come ottiche da questa posizione, non potendomi muovere io, non potendo muovere questo terrazzo, devo utilizzare queste ottiche qui. Se no, se sono a terra, niente, preferisco il 20 mm o il 35 mm. E per gli animali, ecco lì, si parla di 300 fisso. 300 fisso che una volta era il 500. Ecco, il 500 era la mia ottica preferita. Ora è il 300 che uno poi croppa, taglia e col digitale o le Sony specialmente, ora con sensori ad alta definizione, insomma, si... Non si rimpiange le diapositive di una volta, insomma, io ruppavo anche la diapositiva, però lì c'era la grana, c'era poi da duplicarla per avere un risultato accettabile. Sempre della street, no? La simmetria, cioè, chiaramente la street non si comanda, no? Però per l'appunto due adulti e si buttano e la posizione dei bambini uguale, simmetria, quasi un balletto di nuoto sincronizzato. Un po' come questa, ora scusate, torno indietro, ecco. Anche questo è paradossale, cioè una situazione a volerla costruire uno non ci riesce mica a pensarla, cioè. Questo periodo non mi ricordo se era settembre o marzo, cioè se era autunno o inizio primavera, però c'era queste due bimbe straniere già in costume e questi altri vestiti, tutti stranieri, ma questi erano due gruppi, cioè questi erano qui che giocavano e questi altri passarono e andarono via, quindi si trova proprio la stessa posizione, vestiti uguali, con l'ombra che viene, cioè. Ora vabbè, questo non è uno scatto solo, si va di motore, però non si comanda, ecco, il bello, la fortuna, il bello della street è quello di portare a casa un qualcosa, un momento irripetibile che è un attimo e non è più né quello che era prima né quello che è dopo sarà uguale, quindi e che però quell'attimo rimarrà per sempre, ecco, questa è la soddisfazione di fissare la realtà che muta, che fugge nel momento in cui lo vuoi sei, nel momento in cui è migliore. Questo passa buttando l'occhio qui, è questa la fotografia. Se lui si gira di un millimetro più a dritto o più di lato, non è la stessa cosa. Cioè, il bello, la poesia, la magia e la poesia della street è proprio la frazione di secondo giusta. Sì, anche questi, quelli prima, sì, esattamente. E isolare, ecco, non aver paura di isolare, perché anche qui tutti ombrelloni chiusi, tutti vuoti, l'unica persona che non è sotto l'ombrellone, cioè senza questa persona era un, vabbè che era un'altra fotografia, ma non era assolutamente, non aveva la forza, diciamo, di... Questa foto, la foto prima, sembra quasi una foto da corso per far capire ai corsisti la sezione aurea. Sì, è vero. Io penso che se si mette sopra non si discosta tanto dalla realtà. Sì, ma questo per me è istintivo, perché io ho fatto sempre corsi di fotografia come insegnante, come docente, quindi la composizione l'ho sempre insegnata e ce l'ho proprio dentro, quindi per forza deve stare qui, dove lo può mettere? Cioè, io non capisco la sfocatura, il mosso, la fotografia interiore, queste cose, quella fatta
così, a prescindere, per fare qualcosa di nuovo e per rompere le regole. No, a me non mi rompi le regole, mi rompi un'altra cosa con quelle fotografie, quando sono fini a se stesse e non hanno... Cioè, tante volte c'è un motivo, ci può essere il racconto, ci può essere... Ma spesso c'è, oggi specialmente, c'è la tendenza a farle per dire ho fatto qualcosa di nuovo. No, ma qualcosa di nuovo la puoi fare anche con la fotografia tradizionale. Non importa. La fotografia che rompe le regole bisogna proprio veramente sia fatta da maestri o da artisti, perché se no è roba banale, è roba dozzinale. Cioè non, quindi ecco, io sono proprio un sostenitore della fotografia tradizionale, con la composizione tradizionale, con le regole auree, con i terzi, con... Questo è un temporale che improvviso, che aveva sul pomeriggio d'estate, la gente aveva lasciato ombrelloni sulla spiaggia, gli ha portato via tutto e poi andava a recuperarli, quindi delle situazioni particolari. Ecco, qui considerate la forza di questo temporale per scavare queste buche sul bagnasciuga, dove erano gli ombrelloni. Cioè, queste sono 20 centimetri di duna che ha scavato, che ha eroso. Quindi la forza dell'acqua è la forza dell'acqua del cielo e la forza dell'acqua del mare. Quindi la violenza anche dei fenomeni atmosferici in pochi minuti riesce a creare situazioni di questo tipo. Queste sono la battaglia dell'acqua di Ferragosto e ci sono queste centinaia di... Non quest'anno purtroppo no. Che io a volte fotografo da casa, dal terrazzo, a volte invece mi diverto a scendere giù con la macchina impermeabile a farla da dentro, insomma. E un vi dico, non avendo un secchio, ma avendo su una macchina fotografica, le volte che scelgo di andare giù in mare, quante acquate prendo, quante secchiate prendo. E qui ecco le foto tristi, quelle di qualche mese fa, del deserto sulla spiaggia, del lockdown, delle vedette passavano a controllare non ci fosse nessuno. Vi assicuro che da qui, vedendo a 360 gradi, una tristezza vedere il deserto dappertutto, il silenzio, solo il rumore del mare. E qui situazione goleardica di queste ragazze. Anche questo, ecco, questa fotografia così, senza questo l'omino che passa e che guarda un po' stupito, non sarebbe la stessa. Ecco. La potenza della street, la street diventa quando c'è un qualcosa che accende la fotografia, perché se no la fotografia non è street, è fotografia banale, normale, non è... lockdown, bandiera e cellulare, e uno fisso in casa. E poi anche sempre da qui, sempre per dirvi quello il panorama di tutti i generi fotografici, anche la fotografia astratta. Di notte, muovendo la macchina fotografica, sia lo zoom sia il movimento del corpo macchina, per descrivere le luci. Questa è la luna. E questa è la passeggiata di Follonica con un piccolo ristorante su una palafitta sulla spiaggia. L'ho visto prima, sì. Oppure queste sono la parte nelle acciaierie di Piombino da lontano con l'effetto, quella prima della luna. E quindi queste luci che sembra quasi una processione di pinguini, solamente appunto muovendo la macchina. Questa è una processione di fantasmi, un gruppo di fantasmi, di incappucciati
insomma, e questa è, vabbè, la mia firma fatta muovendo la macchina, tanto per concludere sta serata su con delle luci. Per dire, ecco, per darvi un'idea di, anche di questo progetto, di questo l'unico punto di vista di quello che si può fare anche senza muoversi. Quando, insomma, con delle idee, con la conoscenza del posto, delle situazioni, è possibile anche fare delle cose senza andare tanto lontano. Io basta, non vi tedio più, perché se no... No, guarda, è stata una serata proprio a 360 gradi con l'ultimo progetto che ho fatto vedere, proprio perché hai spaziato da un genere all'altro, però sono tutti generi che, bene o male, si possono fare. Sì, no, sono generi leggeri, ecco, non sono quelli di, oddio, la pesantezza, la difficoltà dell'esistere, sì, sono belli, interessanti anche quelli, diciamo, questa, diciamo, è una fotografia un po' più leggera, dove si cerca di, dove ho cercato, cerco sempre di trovare l'aspetto bello, insomma, quello più rilassante, quello più conciliante con la realtà, quello... trovare il bello un pochino dappertutto, che sollevi un pochino, allevi un pochino, ecco, la serietà di una visione cupa della vita. Qual è, diciamo, l'incontro fotografico a livello naturalistico che sogni di fare perché ancora non hai trovato o ti manca da fare? Perché sull'altro, sulla street photography è vario, quindi ti puoi trovare di fronte a tutto, o bene o male, insomma, ti hai già visto abbastanza, però magari a livello naturalistico c'è qualcosa che ti può mancare. A livello naturalistico penso di aver visto quasi tutto. Diciamo anche lì, però, se ci vai e le fai 100 volte, sono sempre 100 volte diverse. Diciamo che quelle foto, che quella è la serie del ghepardo, quella lì è irripetibile. Non so cosa potrei, cioè, però se le fai di leoni o le fai di leopardi può essere bello anche quello. Cioè, io ho visto tante bellissime foto di amici o colleghi o fotografi che non conosco, però stratosferiche. Io ce n'ho una parte di belle, loro ce n'hanno altre. Boh, a me tutte le foto mi piacciono, tutte le foto, quando una foto è bella io dico: quale foto vorresti fare? Vorrei, cioè, più che tutto, qual è una foto bella? Una foto bella è quella foto che avrei voluto fare io, quindi sono di vari generi, non solo di animali. Di animali ce ne sono tantissime, di fotografi importanti, Franz Lanting, che faceva un ritrattista di animali che ora, di 30 anni fa, di 20 anni fa, ma è insuperabile. Ricordavo anche a Marianna, quando ci siamo conosciuti, un fotografo giapponese, Michio Shino, che è morto sbranato da un grizzly in Kamchatka, e proprio un mese d'agosto io ero in Alaska, poi centinaia di chilometri, io non lo sapevo. Cioè, non sapevo nemmeno chi era lui, l'ho saputo dopo. Era un fotografo eccezionale, perché anche lui voleva vivere l'animale da vicino. E poi è stato tradito da delle guide russe incoscienti che avevano messo... Praticamente lui era su una tenda, non era nel gruppo di edificio cementificato, ma era nella tenda proprio per fotografare meglio di notte, e per via dell'incoscienza delle guide russe che avevano lasciato dei rifiuti vicino, avevano attirato dei grizzly, e uno di questi gli è entrato in tenda e l'ha sbranato. Che, ecco, belle fotografie e fotografi stupendi ce ne sono tuttora. E ora anche di più, perché avete visto anche le fotografie
mi dicevate, avevate invitato Walter Bernardeschi, non so se c'è stasera, che lui fa delle foto eccezionali, per dirne uno tra i naturalisti di ora. Quindi tutte le foto sono belle, quelle fatte con passione da fotografi esperti che ci mettono, insomma, quel qualcosa che in chi le guarda fa capire, rende l'idea che una fotografia, quando è bella, non è più del fotografo che l'ha fatta, ma rimane da sé continua a vivere di vita propria. Esatto. Hai detto un concetto molto semplice, ma d'effetto. Bene, io direi di chiudere qua, visto che siamo arrivati a 2 ore spaccate di diretta. Troppo. È stata una diretta piacevolissima, soprattutto perché ci ha dato tanti spunti, e ti ringraziamo, ecco, per aver trascorso con noi queste 2 ore. Non so se vogliono aggiungere qualcos'altro Marianna e Alessio. Altrimenti lo congediamo. No, io volevo fare la classica domanda che facciamo sempre noi a fine serata, quando c'è un ospite che ci fa vedere degli scatti bellissimi e anche ci racconta le sue foto. Per esempio, noi facciamo i corsi, no? E i nostri corsisti spesso e volentieri ci chiedono ma come si fa a diventare fotografi, ma com'è che la passione, ecco, un tuo consiglio per un corsista che si avvicina adesso alla fotografia e che prende in mano la reflex e non riesce magari a capire come manovrarla e come usarla e quale tipo di consiglio potresti dare, ecco, una cosa veloce, ecco, Di seguire, se fa un corso, di seguire chi tiene il corso, perché comunque imparerà, sicuramente diventerà più bravo di quello che gli fa il corso, almeno statisticamente succede questo, che gli allievi, il 90% degli allievi, a meno che il docente non sia, non so, Fulvio Reuter o nomi in questa maniera, il corsista quasi sempre supera il maestro, quindi affidarsi a quello che gli insegna il docente e poi con lo strumento familiarizzare e trovare un suo filone espressivo, perché tanto il fotografo come il narratore, come chi scrive, come il pittore, deve trovare un suo filone narrativo. Deve avere qualcosa da raccontare, perché comunque quello che lo muove, se non altro per andare nel posto dove poi scatterà le fotografie, ci vuole un'idea, ci vuole un progetto, ci vuole un qualcosa che lo fa essere lì in quel posto, quel giorno, a provare a raccontare qualcosa che lui ha già dentro. Quindi poi dopo, appunto, se la fotografia viene bene, dopo viaggia da sola con le sue gambe, senza più il fotografo e il suo babbo. Però il concepimento deve essere concettuale, deve essere progettuale, bisogna andare lì a realizzare quella cosa e poi se viene bene va da sé. Bene, grazie. Grazie Claudio. Grazie a voi dell'invito e grazie a chi era in diretta a vedere. C'era anche Cristina Garzone, ti mandava i saluti. La ringrazio, ho visto passare Mario Scioni, Cristina, ho visto. Grazie. Ringrazio tutti e grazie ancora a voi. Buonasera. Grazie, l'appuntamento è a giovedì prossimo, stessa ora, sul canale del Fotoclub Vinci. Prossima settimana abbiamo un viaggiatore estremo che è Antonio Di Guida. Grazie a tutti e buonasera. Buonasera. Buonasera.